Maurizio, oggi è la giornata mondiale dei migranti e dei rifugiati. Quale può essere il pensiero di noi cattolici su questo tema? È un tema molto delicato nella società di oggi. E ci sono delle fazioni, no? Di accoglienza, ma anche di intolleranza. È una missione quella di vedere e di accogliere queste persone, soprattutto ragazzi più giovani, donne, bambini, perché vivono delle ferite, scappano dai loro paesi non per piacere, ma per cercare di vivere una vita più dignitosa. E capita spesso di incontrarli per strada, e allora la cosa più tenera che un cristiano possa fare è quello di ascoltarli e di guardarli negli occhi. Dobbiamo anche aggiungere che non possiamo dimenticare che noi siamo tutti stati migranti, le nostre famiglie sono state famiglie che sono migrate, sono andate fuori e quindi chiaramente siamo lì. Certamente, se guardiamo ai paesi occidentali come il Nord America, il Sud America, troviamo molti italiani, no? Che hanno fatto una vita in cui hanno trovato una certa sistemazione. E adesso nella nostra cara Europa, amata Europa, si notano che alcuni paesi adesso stanno cominciando a prendere le distanze dall'Italia, no? E questa è una ferita che si riapre, perché dobbiamo come cristiani costruire ponti. Non staccionate di legno che con una semplicità estrema vengono giù. Io le faccio un'ultima domanda ed è questa. Oggi si parla tanto del turismo delle radici, quindi significa parlare di un recupero di quelle che sono le origini. Sì, la nostra origine ha una radice profonda, no? Che viene dal cristianesimo. L'Europa unita è stata fondata proprio dalle radici del cristianesimo e quindi troppi se ne dimenticano di questa particolarità.